ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Barry, o forse Draco Malfoy, non lo so. Ragazzi, oggi faccio un video un po' più serio, ma neanche troppo, perché non voglio farlo a modi, che ne so, magari vittima, o che semplicemente do un paio di spiegazioni che neanche dovrei dare, però siccome non avevo un chissà quale gameplay bello da caricare, ho detto ne approfitto, faccio il famoso video tappabuchi, tanto ragazzi si sa che è quello, il video delle classi dove spiego un po' secondo me com'è il Warzone ad oggi. E poi magari non dico neanche alla fine, perché probabilmente sarà parte principale del video, dirò un paio di cose sulle famose accuse dei vari net duma, lobby, non lobby, così vi do una spiegazione e vi faccio vedere bene com'è il tutto. Prima di continuare vi faccio vedere Kinguin, ragazzi, perché come al solito, come sapete, c'è un giveaway. Ci sono 50 euro di gift card, due gift card da 25, quindi 50 euro totale che potete vincere. Ovviamente dovreste vincere entrambe, credo, se vincete. Potete usarle sul sito, considerando i prezzi vi potete comprare qualsiasi gioco, quindi fate, partecipate, non vi costa nulla, raga, quindi è una cosa proprio da niente. Adesso vi faccio vedere il sito. Come vedete, questa è la pagina che troverete appunto cliccando il link in descrizione. Non abbiamo più l'8, ma adesso abbiamo il 3%, ragazzi, perché si sono resi conto che effettivamente i prezzi sono troppo bassi e quindi abbiamo ridotto la percentuale. In realtà, ecco, è quasi ininfluente, inutile che ve lo dica, però vabbè, se volete risparmiare qualche euro, Barry TV è il codice sconto, come potete vedere. C'è un sacco di cose, raga, veramente un sacco, c'è tutto ovviamente per PC. Quindi vi ricordo, se volete partecipare, il giveaway lo trovate qua. Per partecipare dovete soltanto cliccare su queste cose, tipo seguirmi su Twitch, su YouTube, sia le cose che riguardano me e Kinguin, una cavolata. Potete anche preordinare i giochi, però vi ricordo, ragazzi, attenzione, sono per PC, quindi fate attenzione, partecipate, perché vincete comunque appunto 50 euro da sfruttare poi sul sito come meglio volete. Se no, buono, date a chi volete, ecco. Oh, Verro. Oh, mi senti? Dove sei? Oh, sono in live, ascolta, sei in Gioge. Sì, sono una festa. Tornando a noi, ragazzi, è inutile che vi dica che su quel maledetto social che io tanto non è che vedo di buon occhio, che è Facebook, ogni giorno, quasi ormai ogni giorno, vedo accuse, non accuse, screen e imbotte wall là, che chi più ne ha più ne metta. Appunto, accuse completamente infondate, ma è inutile che ve lo dica in realtà, perché penso che se una persona è un minimo matura già lo sa. Ma siccome questa cosa delle lobby ultimamente sta veramente prendendo piede, cioè il fatto che poi noi magari sbagliamo anche perché ci scherziamo troppo, ma è un trollare chi pensa di sapere, no? Ok, quando una persona non sa niente di quello che sta dicendo, però è convinta di sapere tutto, si pone in una maniera che a me fa ridere, mi viene quasi voglia appunto di trollarla per dargli quasi la convinzione, bravo, sei veramente un genio, no? Però chi è un minimo furbo lo capisce che scherziamo. E noi ci trolliamo molto sul fatto delle puta lobby, le chiamiamo insomma così, e lobby che magari sono veramente di quali, cioè scarse, nel senso che comunque la gente dentro oggettivamente non è forte, perché sennò non fai 100 kill in una partita dove la gente è forte. Ma non perché non le puoi fare, perché si ammazzano fra di loro. Perché il problema non è che la lobby con 1-10 di rateo medio è forte, ok? Perché potenzialmente se giochiamo per tryhardare per vincere magari la partita, ovviamente non tutte, però riusciamo a vincerne un po'. Il problema sta nel fatto che la gente si ammazza troppo in fretta, quindi il numero di personaggi in gioco, di persone in gioco diminuisce drasticamente, ti ritrovi in seconda safe in 20 persone. È quella la reale differenza tra una lobby da 0,60 e una lobby da 1-10. Non è neanche troppo il gunfight, ragazzi, perché 1-20 di rateo, che comunque sopra la media, bene o male, giocando minchia 8 ore al giorno tutti i giorni, riesco 90% dei casi a vincere il gunfight, non è quello. Però è chiaro che se in seconda safe siamo in 20 non posso fare 30 kill, questo è ovvio. Il problema, ragazzi, sapete qual è? Che molto spesso si tende, magari per chissà quali motivi, parlare di queste cose in live, e parlando appunto saltano fuori miliardi di robi, di marchingegni strani, tipo il vari Cronus, che fino al, io sfido chiunque dei famosi luminari di Facebook che mi accusano, sfido chiunque appunto di queste persone a dirmi che 2 anni fa sapeva cosa fosse un Cronus, perché realmente non sa neanche come è fatto. Però va di moda, no? Va di moda in Italia. Italiano medio, ragazzi, cosa fa? Sente una cosa, automaticamente deve convincersi di sapere tutto di quell'argomento e va ad accusare, perché questa è la verità, perché adesso intanto sto prendendo il gioco, se mi vedete rosso, va ad accusare. E quindi questa è la realtà dei fatti. Non usiamo nulla, ragazzi, perché siamo COD partner, io e Leo, e sarebbe follia per Activision andare a fare partner una persona che usa dei cheat, cioè è una follia, proprio no sense. E anche per noi sarebbe, ma provate a immaginare quanto è rischioso per noi. Basterebbe veramente che un giorno sbagli e vieni sgamato, che tutto quello che è costruito nel tempo crolla in un nanosecondo. Cioè, quanto bisogna essere stupidi per prendersi un rischio del genere? Per cosa? Per fare 3 kill in un gioco? Ma di cosa stiamo parlando? Poi voglio dire, se seguite le live, raga, cioè io ultimamente sto solo trollando le partite, a parte quando magari veramente non trovo quella dello start dove faccio 10 kill e mancano 120 persone, allora tryhardo. Ma di base, cioè, non è che facciamo chissà quali partitoni, ma perché puntiamo molto più sul divertimento, perché il giorno in
in cui non voglio fare Warzone, voglio fare un altro gioco, bene o male le persone in live ci sono sempre, perché ormai seguono il canale, non seguono Warzone sul canale, che era il mio obiettivo da ormai un anno, e bene o male pian piano ci stiamo riuscendo. Vabbè, la strada è ancora lunga, meno male, meglio così. Comunque, le accuse più comuni sono questo benedetto NetDuma, che io personalmente fino a un mese fa non sapevo nemmeno cosa fosse, ok? Pensavo inizialmente fosse una roba tipo strana alla Cronos, invece mi hanno spiegato che è un modem da cui tecnicamente puoi geolocalizzarti, non ho ben capito, ragazzi. Credo che tu possa scegliere in quale regione giocare senza usare VPN, no? Come se fosse una sorta di VPN integrata nel modem, però ripeto, non prendetelo per esatto quello che dico, perché non so nemmeno come funzioni. Vi dico sinceramente, io raga ho una connessione della Vodafone, più persone sono state nella mia postazione, ok? Proprio in casa mia, e hanno visto cosa uso per giocare. Vabbè, la postazione, ragazzi, di qualità alta, è inutile negarlo perché sono prodotti top di gamma, ma il modem, raga, io ho un Vodafone Station, credo di averlo tuttora perché mio padre ha appena fatto una connessione nuova e mi aveva preso il mio Vodafone Station e aveva attaccato un Netgear che io avevo comprato quando streamavo da casa dei miei col 4G. Avevo bisogno di un router che modem che potevo inserire la scheda 4G e appunto avevo preso un modem della Netgear da tipo 100 euro, carino, normale, ma nulla di che, un modem come ce ne sono un miliardo, dai, vi assicuro che non puoi geolocalizzarti dove vuoi, questo ve lo posso garantire. Però prima ho fatto un test mettendo l'IP della barra e mi è uscito Vodafone Station ancora, quindi magari può essere che abbia ricambiato, non lo so, ma se anche fosse, vi dico la verità, io non uso niente di quelle robe. Ora, che spesso troviamo lobby scarse, lo so raga, ma vi dico la verità, a me va anche bene, cioè io sono felice perché mi diverto, quindi non vedo perché mi debba privare di una roba del genere, no? Che non ha senso. Però di base sotto non c'è nulla, VPN mai installata sul mio PC da gaming. Ho detto più volte in live, se esiste un programma ditemelo nei commenti, che ti fa uno scan di tutti i programmi installati dal day one del PC, io lo faccio vedere in live, così vi faccio un elenco completo e vedete che non è mai stata installata una VPN, mai. Anche se ci collaboro, perché con Surfshark mi pagano, raga, una collaborazione, vengo pagato, loro hanno ovviamente delle persone che poi acquistano sul loro sito, quindi classico lavoro sul web, e siccome questa cosa qua della VPN era esplosa, ovviamente ci hanno contattato. Io sinceramente, ragazzi, ho accettato, però non vedo perché non debba farlo, visto che molti lo usano per lavorare la VPN, quindi codice sconto, tra l'altro tutti i link in descrizione, 83% Berry TV, se vi va passate, e non c'è nulla di male nel farlo perché la VPN non è il diavolo, quindi fatelo se la usate magari per lavoro, se volete risparmiare soldi. Ora, ho già cambiato idea mentre stavo appunto registrando il video, non penso di farvi vedere rapidamente, anzi vi farò vedere giusto un paio di casse a volo forse, non lo so, ma ci tengo a precisare questa cosa perché dopo un po' io, scherzare scherzo raga, ma poi a me di base non me ne frega nulla perché tanto tu, la mia vita va avanti uguale, cioè giochiamo, ci divertiamo, ovviamente è una persona su 100 che accusa, però dopo un po' più che altro nei commenti dei video leggere sempre la lobby di qua e la lobby di là, dopo un po' stufa. Per cui raga, io non so, cioè gioco 6, 7, 8 ore al giorno, troviamo partite con gente forte, troviamo partite con gente meno forte, ed è oggettivo questo, lo dico anche io, e non ci posso fare nulla ragazzi. Il mio account tra l'altro è whitelistato, ok, visto che gente alcune persone hanno parlato della whitelist, non sa neanche cos'è la whitelist, ve lo dico adesso, ve lo spiego ora, così poi magari su Facebook qualcuno lo scrive. La whitelist, io so che ce l'abbiamo io e Leo, non so chi altro ce l'ha, probabilmente credo anche Moon, non lo so, è semplicemente che i nostri account Activision non possono essere bannati, cioè se mi segnalano 2 milioni di persone in un'ora, l'account non può essere bannato, questo per evitare appunto che per qualche errore, magari gente che per magari stupidi che apposta magari ti beccano in game e ti segnalano a manetta così a caso per farti un dispetto, il gioco magari il sistema rivela tutti questi queste segnalazioni, quindi magari banna quando in realtà non dovrebbe farlo. Per cui cosa hanno fatto? Hanno whitelistato, io so di me Leo, non credo anche Muno, ma non sono sicuro, ed è semplicemente quello, vi assicuro che non c'entra niente con le lobby, zero, proprio zero completamente, in termini di lobby di qualsiasi altra cosa il mio account è esattamente uguale al vostro, né più né meno, identico. Per i cheat ragazzi, wall hack, non wall hack, cioè è inutile che ve lo dica, nel senso quelle mi sembrano robe che ormai non c'è neanche più bisogno di spiegarle, perché voglio dire è ovvio che non c'è da spiegarlo ragazzi, cioè proprio è banale il fatto che non usiamo nulla, è semplicemente raga, ci sono comunque 11-12 anni di COD alle spalle, giocato quasi tutti i giorni, magari non in live, anzi sicuramente non in live, però voglio dire vuoi non vuoi è stato un allenamento che poi nel futuro ha dato i suoi frutti, solo quello raga, né più né meno. Quando io leggo nei commenti ma la mia arma è buildata come la tua ma non sparo perché la mia rinculo il tuo nome, verrebbe voglia di dire ma scusa, ma se io salgo in una, adesso non mi voglio paragonare a Leclerc, no, ma come se io andassi da Leclerc e dicessi ma dico ma scusa, ma perché se io salgo sulla tua vettura e faccio un giro a Monte Carlo non faccio il tuo tempo? Questo mi guarda e mi dice ma sei rincoglionito, cioè capite, ripeto non sto parlando perché ce ne sono miliardi più forti di me e non mi interessa nemmeno anche essere il più forte, proprio mai interessato zero, io voglio che quando uno viene in live si diverta, non me ne frega niente di far vedere che sono forte o meno, soltanto negli eventi si cerca di dare il meglio, anche perché è una questione di correttezza e di che bisogna essere corretti, se vengo invitato a un evento è giusto che io dia l'anima nell'evento. Comunque, chiudendo questa piccola parentesi che è troppo piccola non è, perché alla fine è come se fosse, sto guardando tutto il video,
io rapidamente, raga, visto che me lo chiedete spesso, veramente, questo veramente me lo chiedono spessissimo. Vi faccio vedere al volo le due classi che sto usando in questo momento, che sono semplicemente, vabbè, il caro ormai lo sapete, questo è il famoso PPSH che tutti mi chiedono in live, raga, almeno un messaggio su tre. È un PPSH in realtà Gru Task Force 71 colpi, Spetsnaz e Microflex LED. Carinissimo, divertentissimo, da pad stra divertente, fate una marea di headshot, non so perché. Provatelo, è molto tosto, non ha la potenza di fuoco di un MP5, ma c'ha 71 colpi che in un eventuale squad, quindi quartetti, vi assicuro che fa la differenza ed è veramente tanto, tanto, tanto bello. Questo è l'XM4, al momento secondo me è l'arma più forte del gioco in assoluto, insieme al Fara. Ha un po' più di rinculo del Fara, però è più rapido, è più bello da usare, mi dà molto più divertimento. Questa è la build, e poi vabbè, questa è la Milano che è una merda invece. Questo invece è Andre che senza rispetto tossisce perché non ha zero rispetto del lavoro degli altri alle 4 di mattina. E questa è la build, ragazzi, è un'arma di merda, non provatela, fa schifo secondo me. Comunque ragazzi, volevo ricordarvi, chiudendo il video, che Call of Duty Warzone è un videogame. Cioè secondo me bisognerebbe un attimino uscire dall'ottica che Warzone è chissà che cosa, perché Warzone è un videogame, raga. Quindi per le persone che sono lì a controllare le lobby, a cercare i ratio, cioè fate una roba, giocatevi una partita in più, che magari vi divertite con i vostri amici invece di perdere 20 minuti a guardare le persone che incontro io in lobby, perché tanto a voi non cambia la vita, a me nemmeno, è una roba inutile. Io ragazzi non, boh, più di così non so cosa dire. Cioè questa sarà l'ultima volta che ne parlo, se uno vuole capire capisce, se no uno, raga, vuol dire che c'ha la testa di marmo e non posso farci niente. Il video non vi dico neanche, spero che vi sia piaciuto, perché non è che può piacere, e può essere un video interessante, che ne so, neanche, comunque quel che è, non lo so. Ricordatevi Kinguin, raga, perché veramente il giveaway lì, mancano 5 giorni, vincere ci potete vincere, cioè è una roba troppo tranquilla. Berry TV, il codice sconto per il 3%, e anche su Surfshark se lo usate per lavorare o quant'altro, i link, pagine, tutto quanto le trovate appunto in descrizione. E niente ragazzi, dal Berrone è tutto, grazie mille per la visione, un bel commentino, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa storia. E niente, ci becchiamo in live come tutti i giorni, bella boys.